Bella ragazzi, bentornati con una novità incredibile, ve l'ho voluta portare, una terza carriera scelta da me ma molto particolare, una terza carriera su questo canale, il Football Manager Club, con che cosa ragazzi? Con le leggende di tutti i tempi delle varie squadre, italiane, inglesi, tedesche, spagnole, francesi, un pochino in tutta Europa, andremo a vedere e le squadre principali. Oggi è una presentazione veramente generale perché è la presentazione di questo database che è stato spettacolare, preso su il sito FusionDB, ve lo ricordo, si chiama Returns of the Legend, ragazzi, ritorno delle leggende, ed infatti ci sono le leggende. Con che cosa inizio? Ovviamente con la mia amata Lazio, amici miei, ovviamente la squadra per cui tifo. Devo iniziare a tutti i costi con la Lazio, andiamo a vedere immediatamente la rosa, ma prima, come vedete, le maglie sono quelle originali di adesso, però la rosa, visto che il DB è cambiato, guardate chi ha. Allora, in porta abbiamo ragazzi Marchegiani e Peruzzi. Marchegiani 20 anni, deve crescere ancora molto, è un grande Marchegiani, non capisco perché, guardate pure la foto, ho messo anche queste foto vecchie, sono riuscito a trovarle grazie al database, appunto all'interno del database ci sono anche le immagini delle foto passate dei vari giocatori. Guardate Marchegiani, però deve crescere, pensavo fosse più forte, ecco qua, però guardate, presa 17, pale alte 18, autorità in aria, insomma ve li faccio vedere così al volo, non nel dettaglio, però poi abbiamo Angelo Peruzzi, guardate ragazzi, Peruzzi 19 anni anche lui, e anche lui un'abilità potenziale enorme. Però poi continuiamo, abbiamo Alessandro Nesta, il grande Sandro Nesta, e qui iniziamo con la pia vera, 4 stelle, andiamo a vedere un attimo la qualità di Alessandro Nesta. Beh ragazzi, 18 contrasti, 19 marcatura, e qui sono leggende vere, qui ce la giochiamo con tutti i più forti, per cui anche la Lazio sarà molto forte, la Lazio dello scudetto del 2000 e del 73 e del 74, ragazzi, sono due scudetti importantissimi, che ovviamente io mi ricordo, ero ragazzetto, quello del 2000, e oggi gioco con i miei miti, una cosa mai successa. Sono contentissimo, c'è Fernando Couto, vabbè, chi non se lo ricorda, è colui che distruggeva le caviglie avversarie, Fernando Couto, il portoghese, è fortissimo, qui insomma non così forte, però una buona riserva, perché abbiamo anche Giuseppe Wilson, per i laziali più vecchietti tra virgolette se lo ricordano sicuramente, io no perché nel 73-74 non ero nato, però ci fece vincere, il capitano di quella Lazio ci fece vincere il primo scudetto, carissimi, infatti ha 4 stelle di abilità attuali, potenziale addirittura 5, 21 anni, sono poi tutti giovani, hanno messi tutti giovani, forse per far andare avanti molto la carriera anche con le leggende, se li facevano già anzianotti, insomma dopo poco tempo questi andavano, ovviamente, qualità guardate, è qualità enorme pure lui, marcatura 17, contrasti 15, insomma lui e Nesta saranno i miei due capitani in campo, si può dire così. Poi abbiamo Paolo Negro e Giuseppe Pancaro come terzini destri, vabbè ve li ricordate pure loro, fortissimi, Pancaro a destra e Paoletto Negro, il grande Paolo Negro, eccolo qua, grandissimo Paolo Negro, la qualità, terzino destro che giocherà a titolare, io non cambierò la formazione ragazzi, non faremo calciomercato, anche se ho detto al mio direttore tecnico che è il del tempo, ovvero Nello Governato, quello dello scudetto del 2000, è lui il mio direttore sportivo, scusate ho detto direttore tecnico, direttore sportivo, farà il mercato, speriamo che non ci compri nessuno, ma se ce li compra fa niente, ce li prendiamo lo stesso. Poi abbiamo Favalli e Martini, Favalli sempre scudetto del 2000, forte, ma Luigi Martini scudetto 73-74, lui sarà il titolare, guardate che capelli che si usavano nel 73-74, andiamo a vedere la qualità di Martini per curiosità, molto forte, guardate 18 concentrazione e coraggio. Era un altro calcio ragazzi, differente da questo, ovviamente. Poi il grande Luciano Rececconi, l'angelo biondo, chi non se lo può ricordare ragazzi, Luciano Rececconi nei libri di storia della Lazio, anche i più giovani se lo devono per forza ricordare, il nostro centrocampista centrale, uno dei più forti, qui a 3 stelle sole, 21 anni, lui può fare il mediano, lui sarà uno dei titolari nostri, anche perché se lo merita per tutto quello che ha fatto per la Lazio, il nostro grandissimo angelo biondo. E poi vabbè, il mio mito, io avevo la maglietta sua, per me era un mito vero e proprio, ce ne sono più di uno qua dentro, ne è sta tanti altri, adesso vedremo, ma Matias Almeida, avevo la maglietta col suo nome dietro, quando andavo allo stadio ovviamente, io sono stato abbonato per 15 anni, per cui mi sono visto tutta quella parte della Lazio di da Dino Zoff in poi, fin quando non abbiamo vinto Scudetto, Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea ragazzi, per cui dobbiamo
riprendere i fasti di quella Lazio, questo è sicuro. Intanto Almeida, 18 anni, guardate quanto è forte già. Mamma mia, che giocatore. Veramente, tutti 18, 16, 17, 18. Questo è troppo forte, ragazzi, troppo forte. È un cagnaccio lì in mezzo al campo. Poi Aaron Winter, me lo ricordo anche lui, l'olandese. Fu molto criticato quando arrivò dalla nostra parte purtroppo negativa del tifo della Lazio, ovvero quella razzista. Ma non ce lo ricordiamo solo per questo, ce lo ricordiamo perché era un grandissimo centrocampista centrale. Grande eleganza, grande tecnica. Poi lui, vabbè, un altro mio mito, ragazzi. Juan Sebastian Verón. Come non ricordarsi il 19enne Verón della Lazio. Sono contentissimo, lui lo metteremo come trequartista centrale, può giocare come centrocampista anche. Forse faremo un 4-2-3-1 su questa Lazio, perché per me si adatta a questo 4-2-3-1. Poi c'è il grande Diego Fuser in prestito, perché forse è quello più scarso. In effetti, due stelline sole, forse questo lo daremo in prestito, effettivamente non ci serve. Poi invece c'è Vincenzino D'Amico. Coloro che si ricordano lo scudetto 73-74 è un altro mito di quegli anni. 3 stelle, può giocare come centrocampista destro, sinistro e centrale. Forse lui farà centrocampista centrale da noi, anche se non è di ruolo. Una mezzala comunque fortissimo, Vincenzino D'Amico, numero 10 di quella Lazio. Poi ovviamente un altro mito, Pavel Nedved. Pavel Nedved è un mito della Lazio perché ci fece vincere la Coppa delle Coppe e lo scudetto, ma poi fu anche un mito della Juventus, ovviamente i tifosi juventini se lo ricordano per forza. Lui può giocare qui come ala sinistra, trequartista sinistro, giocherà sicuramente. 18 anni, ragazzi, gli hanno dato 43 milioni, già vale. Faremo un calciomercato moderno su queste vecchie leggende, sarà bellissimo, veramente sarà fantastica sta carriera. Una carriera old style, ma una carriera di livello, secondo me. Guardate comunque Nedved, fortissimo. Poi c'è questo Per Bredesen, non me lo ricordo, sarà uno dei laziali degli anni 20. Nella storia della Lazio c'è, ma è fortissimo. 4 stelle, 4,5 di PA. Questo pure giocherà sicuramente titolare alla destra, ma anche trequartista centrale. Insomma, può fare un paio di ruoli molto forte. Poi Aldo Puccinelli, altro giocatore di vecchia data. Anche lui 4 stelle su 4, sia attuale che potenziale. Molto forte come trequartista destro, ma può giocare anche a sinistra come attaccante esterno. E poi abbiamo Enrique Flamini. Questo è argentino, ragazzi, titolo argentino, sempre degli anni 30, 40 forse, trequartista centrale molto forte, può giocare anche come punta, ma lui è un trequartista centrale vero e proprio. Enrique Flamini, lui giocherà insieme sicuramente a Juan Sebastian Verón, oppure giocherà titolare. Poi c'è lui, vabbè, il mio mito, chi non si ricorda quegli anni che erano vissuto lo scudetto della Lazio, ma prima dello scudetto della Lazio c'era lui, Beppe Golla, ragazzi. Beppe, signori, eccolo qua. Cioè, ho i brividi, ho le emozioni quando parlo di queste cose, perché mi ricordo tutto quello che fu quella Lazio, che purtroppo non c'è in questo momento. Una Lazio interessante adesso, ma non a livelli di quella del 2000. È veramente una cosa, una storia che mi ricorderò per sempre, tatuata sulla pelle, ragazzi. Tatuata sulla pelle, veramente. Beppe, signori, Beppe Golla, capocannoniere per 2 anni consecutivi, più di 20 gol, veramente fortissimo. E poi vabbè, lui, il croato Alen Boksic, passò anche lui alla Juventus, forte, un mito, ma non come Beppe Signori. Forte anche lui, sarà il nostro puntero, però una riserva. Ma poi ragazzi, guardate che ci sono lì davanti, guardate che punto oltre a Beppe Signori, ovvero Silvio Piola, cannoniere di tutti i tempi della Lazio, di quella Lazio degli anni 20. Durante la guerra, effettivamente, Silvio Piola, fortissimo. Questo gioca titolare, ragazzi, guardate la CAPA, uno dei giocatori più forti mai esistiti, forse nel calcio che fu. Guardate infatti i livelli, questo sta lì, diciamo, sta veramente ai livelli di Cristiano Ronaldo di adesso, il Silvio Piola di allora. Una Lazio fortissima, mitica, mitica, con questi giocatori, cioè ho i brividi. E poi vabbè, colui che fece il dito sotto la curva sud ad un derby, ovvero la bandiera del 73-74, Giorgione Chinaia. Anche lui, come Beppe Signori, fortissimo. Ovviamente vedete anche qui a destra il confronto, Silvio Piola su tutti, poi Chinaia e poi Signori. Pensate un po', Signori è terzo rispetto a Piola e Chinaia, ed è giusto così, se lo meritano questi due giocatori di vecchia data. Ora andiamo a vedere anche le altre squadre, ragazzi, andiamo su competizioni, statistiche squadre, no, competizioni. Andiamo su Serie A Team e vediamo un po' le squadre più forti. Juventus, chi hanno messo dentro la Juventus? Vabbè, l'allenatore è Giovanni Trapattoni, il capitano Dino Zoff, c'è Gaetano Scirea, c'è Boniperti, c'è Alessio Tacchinardi come giovane promessa. Andiamo sui giocatori della prima squadra e ve l'ho detti, vi faccio vedere proprio i miti. Dino Zoff,
vabbè, portierone fortissimo qui a 22 anni, mito della nazionale della Juventus, lo sappiamo tutti. Stefano Tacconi pure, ve lo ricordate? Juventini sicuramente se lo ricordano. Vedo Claudio Gentile, mio omonimo, io sono Lollo Gentile. Vi do un aneddoto, ragazzi, vi racconto un aneddoto. Degli amici, dei parenti, diciamo amici nostri, una sorta di parenti, mi portarono quando ero piccolissimo, dopo i mondiali dell'82, ragazzi, mi portarono, io ero proprio appena ero piccolissimo, mi portarono a conoscere Claudio Gentile. E addirittura io, vabbè, non me lo ricordo, ma mi raccontarono che mi prese in braccio, mi abbracciò perché gli dissero che mi chiamavamo come lui. Quindi sono un predestinato? No, però purtroppo però conobbi Claudio Gentile. Questo è un piccolo aneddoto che volevo darvi. E poi vabbè, ci sono Antonio Cabrini, fortissimo, gli altri semplicemente Rosetta, Rava e Salvatore non li conosco. Zambrotta, mito del 2006, ci fece vincere insieme ad altri quel mondiale storico. Tacchinardi, Tardelli, vabbè, l'urlo di Tardelli lo conoscete tutti in nazionale, ma ammazza quanto sono forte. Poi Furino, vabbè, Giuseppe Furino è un mito. Antonio Conte, ragazzi, come giocatore, eccolo qua, 19 anni, fortissimo Antonio. Franco Causio, altro grandissimo giocatore degli anni 70 della Juventus. Camoranesi, ma poi andiamo a vedere un mito, Michel Platini. Guardate, ragazzi, Michel Platini, guardate che giocatore. Tutti 18-17, altro che Cristiano Ronaldo. Poi vediamo Boniperti, è anche lui molto forte. Boniek, vabbè, li conoscete tutti. Omar Sivori, mamma mia, che giocatore anche Omar Sivori. Guardate che... cioè, è fortissima sta Juventus. Del Piero, ovviamente non ci poteva non stare Del Piero, 18 anni, è una promessa. E poi Roberto Bettega, altro grandissimo giocatore e poi dirigente della Juve che fu. Non è finito, oltre alla Juventus ci andiamo a vedere anche qualcos'altro, per esempio il Milan, Arrigo Sacchi come allenatore, vabbè, Franco Baresi, Maldini, Rivera. Andiamo a vedere subito la prima squadra e come detto c'è Seba Rossi come portierone, fortissimo. Franco Baresi, vabbè, un mito, mito degli anni 90, ragazzi, 80-90, fortissimo come difensore centrale, capitano di quel Milan, veramente forte. Poi Costa Curta, giovanissimo, 20 anni, anche lui fortissimo. Maldini, Cesare e anche Paolo, tutti e due giocano insieme per la prima volta in questa carriera, il padre e figlio, Paolo Maldini, eccolo qua, e Cesare Maldini, l'avete visto prima, guardate quanto è forte, mamma mia, ragazzi. Galli, Tassotti, insomma, Rijkaard, ve ne ricordate il trio olandese che fu negli anni, fine anni 80? Beh, Rijkaard, ovviamente, Van Basten e Ruud Gullit, eccoli qua, Ruud Gullit, treccioline, fortissimo, Marco Van Basten, vabbè, è inutile che vi dico, i miti li conoscete benissimo, Nordahl, questo è un mito degli anni 20, mi sembra, o anni 40, non lo so precisamente, però è molto vecchio. José Altafini, conoscete anche, avete conosciuto anche come telecronista delle partite, brasiliero fortissimo. Filippo Inzaghi, beh, Pippo Inzaghi per forza doveva starci in questo Milan. Nils Lidholm, mamma mia che giocatori, ragazzi. Donadoni, Roberto Donadoni, fu anche lui un mito, adesso qui giovanissimo, del Milan. Poi vabbè, lo sapete come allenatore, lo conoscete tutti. E beh, Erino Gattuso, non poteva mancare, come Demetrio Albertini, Alberico Evani, insomma, Clarence Seedorf, Gianni Rivera, non l'avevo visto, fortissimo. Mamma mia, ragazzi, che Milan. Oltre al Milan ci andiamo a vedere a sto punto anche l'Inter. È proprio un riepilogo di tutto quanto il database vi sto facendo vedere in questa presentazione. Spero veramente vi piaccia questa mia idea, eh? Quindi mi raccomando, commentate questa grande idea. Guardate qui, vabbè, l'Inter pure a Walter Zenga, mito in porta. Bordon, Giuseppe Bergomi, lo zio Bergomi, con le sue super sopracciglione uniche, era tutto uno, le sopracciglia era un'unica folta, chioma nera più i baffoni, beh, grandissimo zio Bergomi. Burnic, Tarciso Burnic, Ivan Cordoba, vedo Giuseppe Baresi, il fratello di Franco, Facchetti, il mito Facchetti per i tifosi dell'Inter, per la curva dell'Inter, è un mito, ma guardate quanto è forte Giacinto Facchetti, veramente grande. Poi Javier Zanetti, altro grande capitano del triplete, me lo ricordo, dell'Inter. Oriali, qui c'è anche la canzone di Ligabue sull'Elo Oriali, grandissimo mediano. Esteban Cambiasso, lo vedete adesso in TV sicuramente a Sky, 17 anni in questo caso. Miramontes, poi Mario Corso, vabbè, Mariolino Corso è per veramente gli anziani, uno dei miti dell'Inter di tanto tempo fa.
Poi abbiamo Da Costa, Jair Da Costa, Sandro Mazzola, il grandissimo Sandro Mazzola, questo è veramente forte. Alvaro Recoba, chi non si ricorda Alvaro Recoba? L'uruguaiano fece un gol da non so da quanti metri, 40 metri, una cosa spettacolare. Giuseppe Meazza, da cui prese poi il nome lo stadio, ragazzi, un mito degli anni 20, forse del Novecento, dei primi del Novecento, forse sì, dell'Inter. Ronaldo, è lui, ragazzi, è il fenomeno, eccolo qua. Mazza quanto è forte. Cristian Vieri, Bobo, che fu anche un fenomeno per la Lazio, me lo ricordo benissimo, ha giocato poco nella Lazio, ma fece tantissimi gol, me lo ricordo benissimo, Bobo Vieri. E poi Spilo Altobelli, altro grande attaccante. Madonna che squadre ste Inter-Juventus, sarà difficilissimo competere su questa carriera. Poi andiamoci a vedere anche a sto punto la Roma. Capello, loro allenatore vorrebbe essere più importante, il capitano Francesco Totti. Vabbè, non ne parliamo. Bruno Conti, sono laziale, fondamentale, Francesco Totti. Andiamo a vedere la prima squadra. Tancredi, Franco Tancredi. Vi do un altro aneddoto. Io sono andato a scuola con la figlia di Tancredi, una scuola privata, non dico altro. Poi Cudicini, vedo Walter Samuel, lo scudetto del 2001 della Roma, difensore centrale. Aldair, altro difensore centrale brasiliano che mi ricordo molto bene. Poi vedo Panucci, altro dello scudetto della Roma, il terzo che vinsero sempre nel 2001. Cafu, pendolino Cafu, guardate, fortissimo. Sebino Nela, eccolo qua, negli anni 80 vinse lo scudetto con la Roma, Sebino. Vincent Candelà, francese, scudetto 2001. Carletto Ancelotti, fu un mito per la Roma, soprattutto come giocatore e non come allenatore. Daniele De Rossi, giovanissimo, 15 anni addirittura, l'hanno messo proprio giovane giovane. Falcao, vabbè, questo fu un mito degli anni 80, dello scudetto degli anni 80 della Roma, il secondo. Di Bartolomei, altro mito per loro, 21 anni. Poi Chigia, non lo conosco. Giuseppe Giannini, me lo ricordo molto bene, negli anni 90 fu molto discusso il suo addio. Pruzzo, vedo Francesco Totti, vediamo come l'hanno fatto, molto forte Francesco, qui 18 anni. Poi Roberto Pruzzo, addirittura in prestito questo 21enne, non così forte. Montella, Vincenzino Montella. Amedeo Amadei, un attaccante molto forte degli anni 40, forse della Roma, 50, aiutatemi perché non lo so. Bruno Conti, vabbè, altro dello scudetto degli anni 80, fortissimo Bruno Conti, anche il figlio che giocò nel Cagliari, ve lo ricordo. Dopo la Roma ci andiamo a vedere che manca, ragazzi, che manca. Manca il Napoli, fra le squadre più forti, abbiamo visto Milan, Juventus, Inter, Roma, Lazio, e ci andiamo a vedere pure il Napoli. A sto punto dovrebbe esserci lui, il mito Diego Armando Maradona, oltre Ottavo Bianchi che gli fece vincere lo scudetto sempre alla fine degli anni 80, mi sembra nell'89, adesso non mi ricordo tutto nel dettaglio. Andiamo prima squadra, ok, in porta hanno questo Bugatti e Castellini, eccolo qua. Ciro Ferrara, vabbè, il grande Ciro, difensore centrale anche della nostra nazionale. Renica, ve lo ricordate, Ferrario, Bruscolotti, altro grande mito. Alemão, ragazzi, Alemão, un mito brasiliano, 19 anni, guardate quanto è forte. Francini, Fernando De Napoli, centrocampista del Napoli, fortissimo, non ricordo. Canè, Cresiu, Buscaglia, Antonio Giuliano e Diego Armando Maradona, ve lo devo far vedere a tutti i costi. Guardate che mito, ragazzi, 58 milioni, guardate quanto è forte, 19 anni, Diego Armando, il mito. Pipe de Oro, dai. Poi Lorenzo Insigne c'è, però 17 anni, addirittura in vendita. Guardate quanti lo vogliono, me lo vado a prendere io. Gaetano gioca. Careca, ragazzi, Careca, mamma mia quanto era forte il brasiliano insieme a Maradona. Pesaola, Wojak, Luis Vinicio, altro giocatore molto vecchio, forse degli anni 20. E Sallustro, va bene, vi ho fatto vedere un pochino la panoramica, torniamo sull'home page. Non voglio farlo troppo lungo, ragazzi, poi inizieremo subito con le amichevoli, vi farò vedere la tattica che userò, penso 4-2-3-1 con questa mia grandissima Lazio. Ma quanto sono fomentato? Ma che idea mi è venuta? Questa idea mi è venuta grazie anche al supporto di un altro ragazzo che ci segue, che è FM Master Italia. Lui mi ha detto: Palollo, ma perché non fai un campionato con le leggende? Sono andato a cercare, effettivamente il DB, già lo sapevo che c'era, me lo sono andato a scaricare, l'ho fatta subito. Appena me l'ha detto, ho detto: lo sai che c'è? Ha ragione sto ragazzo, ma fammi giocare con la Lazio fortissima, con una Lazio che non c'è più. E adesso sono emozionato solo per questo, ragazzi. Io da tifoso laziale veramente sto
allenando dei miti, per me dei miti veri e propri, i brividi, ho i brividi per questa carriera. Spero pure a voi vi piaccia l'idea, quindi like e condivisione ve lo dico. Ho detto, lo facciamo leggermente più breve questo video, poi vi porterò delle amichevoli. Vediamo subito contro la Cremonese, e questa me la faccio contro la Cremonese, ragazzi. Faccio vedere Cremonese e Sivasspor, per forza. Poi il mercato qui sarà poco o niente, almeno spero, perché non voglio toccare questa Lazio, perché è veramente un mito. L'unica cosa che è un po' stride è Bobby Adekanye, ragazzo nuovo, cioè che è arrivato adesso alla Lazio, e l'hanno messo come prossimo acquisto in rosa per l'anno prossimo. A parametro zero da Liverpool arriverà nel 2019. Quindi ci sono sia quelli moderni che le vecchie leggende a questo punto. Hanno fatto un po' un miscuglio. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ripeto, like e condivisione se vi è piaciuta l'idea. È veramente fenomenale st'idea. Faremo un'altra carriera, quindi la terza. Magari non sarà così assidua come le altre. Però questa è veramente un mito. La Lazio dei miti. Ve la porto qua, la Lazio delle leggende, per fare un campionato e per tentare di far vincere nuovamente lo scudetto alla Lazio. Ce la farò? Vedremo, questo è l'obiettivo. Ci vediamo alla prossima con la mitica Lazio. Dai Lazio, forza Lazio. Alla prossima, ciao ciao.